Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. I rapporti tra il figlio del cofondatore e il Movimento 5 Stelle stanno arrivando al punto di non ritorno. Il figlio del cofondatore si sente il padre padrone, vuole spatroneggiare, come diceva Batantuono, vuole che si faccia quello che dice lui. Lui si sente il padrone dell'azienda Movimento 5 Stelle. Alla faccia della democrazia diretta, no? Una struttura orizzontale dove tutti decidono, uno vale uno, ma qui mi sa che lui, come tutti gli imprenditori, i figli di imprenditori, si sentono al centro del mondo, si sentono gli eletti, no? Si è aperta una nuvola e una luce mi ha indicato come tu sarai migliore di tutti gli altri. Tu sei un eletto, un avvantaggiato. Gli altri sono, no? Gli schiavi, no? Un po' questa visione novecentesca dell'azienda, il padrone, non il datore di lavoro, il padrone, no? E così i rapporti stanno arrivando al punto di non ritorno, la guerra è diventata totale. Un'intesa io credo che non si troverà, ma i 5 Stelle così saranno invischiati in cause in tribunale, vedrete. Che il figlio del cofondatore li porterà in tribunale. Il marchio è mio, me lo merito, merito io. E così il dado sembra tratto. Si dice che Casaleggio abbia chiesto a Crimi: bene, volete mettermi come fornitore? Ok, 1.200.000 euro all'anno di contratto. E ricchi e ricchi, ricchi e poveri. E Crimi avrebbe risposto: ma mi stai prendendo in giro? Un Crimi che prima aveva questo rispetto verso Casaleggio, un po'. Un rispetto quasi sacrale, no? Adesso gli rispondo: me stai prendendo in giro. Anche Rocco Crimi, detto Vito, ha capito che questo Davide Casaleggio non lo sopporta più nessuno. Ma attenzione, non lo sopporta non in quanto persona, in quanto si crede il proprietario, in quanto esige 300 euro al mese per una piattaforma che vi dico, fatevi la piattaforma, chiamate. Andate su Facebook e fate un gruppo, piattaforma 5 Stelle, e lì si può tranquillamente con i sondaggi votare ed è tutto gratis, senza pagare 1.200.000 euro al Davide Casaleggio. E poi soprattutto è quello fissato che la regola del secondo mandato non si tocca. Ma tu chi sei per dirlo? Ma chi sei? Il figlio del cofondatore che si erige a proprietario di un partito politico, no? I proprietari dei partiti politici. Vabbè, manco fosse il fondatore, io capisco il fondatore, come Berlusconi per Forza Italia, come, non so, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, quelli sono i fondatori, non sono i padroni del movimento, ma sono intoccabili in quanto è la loro creatura. Nessuno si sognerebbe mai di mettere in discussione Berlusconi o Giorgia Meloni. Ecco, non è il caso di Davide Casaleggio che si sente un eletto, non si sa eletto da chi. Ma così, a cominciare 2 giorni fa, Luigi Di Maio, l'ex capo politico, l'uomo che sussurra al virus, off Stefano, no? Quello che traduce con internet di Stefano diventa off Stefano, no? Ecco, Luigi off Di Maio. Nella trasmissione Accordi e disaccordi va dritto contro il Casaleggio, dice gli attivisti e ai territori non arriva un euro, la cassa deve essere gestita dal movimento. E allora arriva la risposta di Casaleggio tramite l'associazione Rousseau che dice, che riassume così le quattro notizie false. Primo, Rousseau è la cassa del movimento, falso. Agli attivisti non arriva un euro, falso. Casaleggio dichiara usiamo la app per votare in Parlamento, falso. Casaleggio propone le nomine dei dirigenti sul portale Talenti, falso. Quindi queste qui sarebbero le quattro notizie false riscontrate da Casaleggio. Stando ai fatti, il Movimento 5 Stelle non avrebbe la sua cassa. Ma scusate la mia ignoranza abissale, enorme, gigantesca. Ma il
I parlamentari mandano 300 euro a Davide Casaleggio, mentre i parlamentari mandano anche 2.200 euro al mese a un conto corrente intestato al capo politico e ai due capi delegazione. Prima era intestato a Di Maio e ai due capi delegazione, uno di Camera e di Senato, adesso è intestato a Rocco Crimi, detto Vito, e ai suoi due capi delegazione. E quindi quei soldi lì non è la cassa. In che senso? Dove sono sti soldi? Ecco, nessuno sa quanto ci sia in quella cassa e che cosa vengano utilizzati questi soldi. Ma il Movimento 5 Stelle dice non ha la cassa. Il bilancio 2019, consultabile sul sito, riporta la voce zero sugli incassi. Beh, quando Di Maio e Casaleggio firmarono lo statuto che diede vita all'associazione Movimento 5 Stelle, che poi ora è il movimento politico, sul blog delle stelle c'è un solo pulsante per le donazioni e rimanda Rosso. Nessun IBAN di donazioni attivo per il movimento. Di Maio chiede di cambiare il sistema. Casaleggio dice no, ma con una contraddizione, perché l'associazione dice di non essere la cassa del movimento e poi spiega che riceve 1,3 milioni all'anno, utilizzati per garantire oltre 22 servizi essenziali ai 170.000 iscritti e a 2.000 eletti. Sostiene che 3 milioni vadano agli attivisti, in realtà si tratta dei 1.000 euro che i parlamentari devono prendere dal loro stipendio per attività del territorio. Risulta anche che siano state chieste a loro donazioni per finanziare gli spostamenti del Rosso City Lab. Rosso spiega che i gruppi si sostengono con 15 milioni, ma sono soldi vincolati all'attività dei gruppi, non del partito, né tantomeno delle attività elettorali. L'associazione nega poi che Casaleggio abbia dichiarato di voler usare la nuova app per votare in Parlamento e di voler usare Rosso per le nomine di aziende pubbliche, richiesta avanzata da Alessandro Di Battista vicino a Casaleggio, che ha fatto insorgere alcuni ministri 5 Stelle, i quali temono che le lobby si rivolgano direttamente a Casaleggio, cioè a un'associazione privata. Quindi nessuno ha risposto alla mia domanda. Dove sono i soldi che versano i parlamentari ogni mese? Quei 2.200-2.300 euro, che sono una bella cifra. Ipotizziamo che siano 2.200 per 300 parlamentari, sono 660.000 euro al mese. Per 12 sono 8 milioni. Quella non è la cassa del movimento? O io vedo le cose che voi umani non potreste neanche immaginare? Chi lo sa? Vedremo se qualcuno risponderà. Dov'è la cassa del movimento? Grazie, buon proseguimento di giornata. Siamo anche in Instagram, in Facebook e nel secondo canale Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.